Il momento è molto delicato, l'ambiente è pesante. I gruppi della tifoseria pescarese hanno organizzato per la prima volta non una semplice riunione, ma un'assemblea rivolta a tutti i tifosi e cittadini di Pescara. Nessuno è escluso, si legge nel comunicato: semplici tifosi, club, singoli sostenitori, insomma chiunque abbia a cuore il futuro della Pescara Calcio. È giunta l'ora di parlare con tutta la città e unirsi per una protesta grande e coordinata che faccia capire una volta per tutte a Sebastiani, Delicano e compagnia che devono sparire dalla pescara calcio. Uniamoci per un unico scopo, sappiamo cosa siamo in grado di fare, ci manca solo una piccola scintilla. Appuntamento a domani giovedì 30 maggio alle ore 21 al piazzale antistante la curva nord. Dunque non c'è via d'uscita per risanare il rapporto con la tifoseria e probabilmente anche per vendere la società. Una situazione davvero difficile, ricominciare una stagione agonistica con questo clima sarebbe a dir poco problematico. Intanto il club che deve ancora scegliere il nuovo allenatore nelle prossime ore deciderà il budget per l'allestimento della rosa. Alla riunione parteciperà anche l'ex presidente del Teramo Luciano Campitelli che dovrebbe condizionale quanto mai di rigore ricoprire la carica di vicepresidente. Nel frattempo Dellicarri ha raggiunto l'intesa sulla base di un contratto triennale con la 21enne dife Nicolò Evangelisti ultima stagione a Pineto attualmente svincolato era di proprietà dell'Empoli che non ha esercitato l'opzione per il rinnovo entro il 31 dicembre classe 2003 21 anni già compiuti cresciuto nelle giovanili di Roma ed Empoli Nicolò Evangelisti ha collezionato 34 presenze lo scorso anno nel Taranto di Eziolino Capuano 21 di cui 16 da titolare nella stagione appena conclusa con la maglia del Pineto nel girone di ritorno il classe 2003 ha saltato sette gare per infortunio. Una volta guarito è stato impiegato appena 11 minuti da Roberto Beni, subentrato a Daniele Amaulo. Braccetto di destra nella difesa a 3. Nicolò Evangelisti si adatta bene a fare anche il terzino nella difesa a 4.